Cari amici, benvenuto ad Alberto in questo lunedì tutto di corsa. Anzi, grazie che insomma ci dedichi questi. Bentrovato a te, Matteo, bentrovato a te, Ben tranquillo. trovato. Ecco, questa pausa, Alberto, per la sosta per la nazionale ci permette anche di fare un primo bilancio di questo campionato, che mi sembra di poter dire che è un bel campionato, giusto? Molto più equilibrato di quanto le premesse ci potessero indicare, e devo dire, non so se è bello dal punto di vista tecnico, perché diciamo che l'Italia rispetto agli altri paesi ha meno protagonisti così importanti, però comunque l'equilibrio in cima, in qualche misura anche in fondo, a parte il Benevento, Esatto. è indicativo di una situazione che speriamo protragga l'interesse fino alla fine e magari ci porterà, se ci andremo, a essere un po' consumati per i mondiali, però insomma. In fondo, Esatto. quello in sale sono le sfide di campionato per le Sì. nostre squadre. Ecco, per esempio Alberto, il Napoli esprime un calcio bellissimo, purtroppo la coperta è un po' corta per la squadra di Coperta Sarri. cortissima, perché hanno perso anche Milik ed evidentemente Sarri non crede molto alle altre opzioni che ha teoriche di Esatto. ricambio. Per esempio, sugli esterni non Sì. impiega mai Zaccherini. Per Capisco che per lui, esempio. evidentemente, sia un giocatore un po' datato, che non giochi mai, a me sembra grossa, però però le scelte Esatto. giustamente le fa lui, non le devo No, fare no, io. infatti. E l'Inter sì, invece continua a essere molto, insomma, è molto continua. Veramente Spalletti è stato l'acquisto migliore, forse, viene da dire, di questo campagna estiva, ecco. Al momento loro sono molto, molto bravi, molto attenti, anche se lo scontro col Toro di ieri a mezzogiorno Sì. palesato qualche limite, diciamo così. Credo che dipendano molto dai cardi, anche se il creativo è questo Perisic, Sì, che che fa la sostanzialmente in assenza differenza. di trequartista fa il trequartista esterno. È veramente un bel giocatore. Anche ieri ha messo dentro un pallone dosatissimo, su cui poi Icardi ha dato Sì, quella sì. caramellina Aider. Tyler, da trasformare. Ecco Alberto, ti chiedevo questo, anche la Roma può recitare comunque un ruolo in questa stagione? Era partita un po' a fare Perché spenti. ha un'ottima consistenza difensiva, che magari Firenze non ha mostrato del tutto, ma un'ottima consistenza difensiva con Di Francesco, che mi pare molto maturato rispetto alle Sì. primissime esibizioni di Sassuolo, e credo che Di Francesco sia, al pari di Inzaghi, ma diciamo più nuovo a questi livelli, la vera rivelazione positiva di questa inizio stagione. Esatto, dicevi del Benevento che ieri tra l'altro stava per, vabbè, per tendere Sì, una ieri stava trappola. per combinare una scherzetta alla Juventus, alla fine non ci è riuscito perché la differenza di valori è troppo ampia. Ma loro chiaramente a Benevento hanno preso De Zerbi in proiezione della prossima Della stagione, prossima perché stagione. loro sanno benissimo, diciamo, che questo campionato, se va bene, faranno 5 punti, 10, trova tanti. L'anno Sì. prossimo ci devono provare in maniera più seria. Ecco, ancora un paio di temi, Alberto. Ecco, il Milan è uscito dalla crisi, secondo te, con la vittoria esterna di Sassuolo, o No, è da rivedere ovviamente contro il credo che Napoli? il Milan abbia veramente una serie di problemi di non facilissima soluzione, perché anche se ha speso molto, non ha comprato comunque giocatori che possono essere decisivi. Tant'è vero che ieri hanno risolto la partita due giocatori che c'erano già, Arigoni Sì, infatti, e tra l'altro. Arrigoni Cinesi, due giocatori chiamiamoli dell'ultimo Berlusconi. Sì, esatto. E quindi il Milan ha in questo momento, diciamo, una struttura interessante, ma ai confini fra la Champions e l'Europa League, e non mi sembra benissimo allenata, effettivamente, perché anche da Firenze, come dire, Sì. informazioni e relazioni su Montella, sul fatto che Montella è un amante del palleggio e della palla, ma i suoi allenamenti hanno una consistenza tattica e fisica veramente molto modesta. Le panchine, alcune, vabbè, traballano, quella, vabbè, di Bucchi e Sassuolo, in generale, quest'anno mi sembra che si Napolitano stia. ancora un po', però se Buchi continua a non fare risultati, dovranno a malincuore cambiarlo, perché rischiano veramente molto. Hanno perso, cioè non c'è Berardi in questo momento, hanno perso una fetta di consistenza, perché anche Sassuolo ragiona molto in chiave di disinvestimento quando c'è un giocatore buono andare via. Però ecco, credo che insomma, di dire ancora una partita o due al massimo, Ecco, perché ecco. In generale, Alberto, mi sembra di vedere che si sia più parsimoniosi adesso, per quanto riguarda Avere quattro Chiesone. zio radio, cioè, pensare che a Bologna ci sia qualcuno che crede
che salti Donadoni, Sì. al di là della bravura o non bravura, delle Esatto. colpe, le colpe secondo me sono di tutti, certamente anche del tecnico, Certo. ma non solo del tecnico. Adesso tutti fanno i risparmiosi, vogliamo dire la bolognese plumoni, sono pochi quelli che cambiano tecnico. L'unico caso direi è quello Sì, inevitabile era quello del lì. conduttore genovano Preziosi che ha preso male. Esatto. E niente, noi tra l'altro appunto dovremmo affrontare nel fine settimana gli spareggi. Ecco, un augurio ovviamente quello di passare. Ventura ha fatto delle convocazioni, direi guardando ovviamente come è giusto che sia il campionato, magari non ha visto il nostro Simone Verdi. Meglio così per noi, ecco, che Svezia Lo andremo a sai, mi è affrontare? dispiaciuto che andasse, e poi l'unico che abbia un calcio di punizione così profondo e così efficace, L'abbiamo visto però sabato. vabbè, ci può stare che lui convochi Florenzi, che è un giocatore molto più bivalente, fa le due fasi Sì. rispetto al nostro Simone Verdi. Mi dispiace però, Sì, da diciamo, Bolognese. proprio, sì. Certo. Del resto affronteremo una Svezia senza Ibra, ma forse più squadra, Una quindi. squadra compatta, una squadra meno forte di noi, ma che speriamo non abbia, come dire, abbia meno frecce al suo arco di quante ne abbiamo noi, che in questo momento ne abbiamo abbastanza poche, considerato che ieri Belotti mi è sembrato un po' imbalsito, lontano da un recupero fisico accettabile, Immobile non sta benissimo. Se non Esatto. funzionano le due punte centrali, qualche problemino potremmo averlo. Allora Alberto, io ti ringrazio tantissimo per Grazie a te, questo spazio, Matteo. ti Mi vediamo dispiace per la stasera. novità, ma non avevo più tempo, Ti davvero. vediamo Saluto. stasera in televisione, a presto, ciao. Ciao, ciao. Ciao Alberto, ciao.